Ok, siamo online. Datemi un attimo. Tra l'altro. Ah, ok. Ci siamo più o meno così. Allora. No? Perché no? Allora, mi metti qua questo. Solo che allora l'emulatore. Allora facciamo così, va? Ok, perfetto. Così ho tutto sotto controllo, la chat e tutto il resto, va bene. Emulatore, ok. Non riesco a vedere magari i frame che perdo, però almeno vedo se la connessione più o meno se la cava. Là, ho la cosa nel caso arrivasse qualche avviso. Dunque, fatemi un attimo controllare. Dovrebbe essere tutto a posto, penso. Stasera sono leggermente in anticipo a dire la verità, ma va bene, cioè. Ok, perfetto. Stasera ha avuto anche meno problemi a caricare il cellulare. Minchia, addirittura la faccia. Ok. A breve partiamo allora. Dunque. Beh, qui togli questo. L'audio penso si senta bene, non penso ci siano problemi di sorta. Quindi l'altra volta eravamo arrivati alle rovine del castello del Re Pellegrino. E lì sembra tutto a posto. Possiamo anche partire. Oddio, mi sto ricordando una cosa. Le ruine infestate dai fantasmi, ok. Liberateci! Aiutateci! Allora, qui c'è una cosa che veramente. Vediamo un attimo cosa dice questo. Da quando i contadini sono stati catturati dai demoni delle tenebre, gli animali sono affamati. Esatto. Sì. Che è un indizio che dovrebbe farti capire che qui ci sono i polli. E siccome li spaventi, standogli vicino, li dovresti mandare fuori. E mandarli vicino al cibo. Ora non mi ricordo se tutti quanti i grumi di mangime, di montagnette di mangime, infatti. Ah, quello mangia però, eh. Quello potrebbe essere che lasci qualcosa, non lo so. Ma lo scopriremo molto presto. No, scherzavo. Ok. Vedevo la connessione fare scherzi strani, però mi pare che la live più o meno vada. Non mi pare che. Ora. Sotto a quel mangime c'era un pulsante. E nel momento in cui il pulsante viene liberato. Sì, è strano vedere che noi non lo possiamo usare, ma quello è un altro discorso. Altro qua, con quali entrate il castello Pellegrino? Dimmi, Gargoyle, o come possiamo chiamarti. Benvenuto al castello Pellegrino. Ai tempi del re Pellegrino, questa magnifica costruzione era la sede del trono e la dimora di tutta la famiglia reale. Ora è abitato soltanto da fantasmi e da ricordi dimenticati. Esatto. E da una, non dico una subquest, però insomma una cosetta.
Anzi, invece no, perché mi sa che se non lo faccio bene non posso prendere il calice. I contadini sono imprigionati nel cortile sottostante. Esatto, sono quelli. Al verificarsi dei primi disordini, i demoni delle tenebre getteranno i prigionieri tra le fiamme. Svelto, uccidi i demoni di guardia e libera i contadini. Sì, ci proveremo. Però tipo, qui non mi ricordo se c'era una runa. Infatti. Tutti qua, aiutateci, liberateci. Solo che un attimo, vieni qua, defi cente. Vieni qua. Ma cosa devo fare per colpirli? Ora, perché questi stanno correndo a premere il pulsante, cosa che libererebbe appunto i contadini e li farebbe cadere sul fuoco. Ora, qual è la cosa intelligente da fare qui, sapendolo fare? Prendere il martello o comunque la clava, colpire il fuoco 3 volte, credo, a quanto pare, senza colpire loro, e il fuoco si spegne. Allora li puoi liberare. Complimenti per la mira. Per fortuna. Perché appunto mi sa che se non lo facevo, qui non si può passare. Non potevo prendere il calice. Olio bollente. Brucia i tuoi piedi scheletrici, che è una meraviglia. Prima di... Complimenti per la P minuscola. Prima di proseguire, faresti meglio a chiudere in qualche modo le fessure da cui passa l'olio. E lo faremo. Al momento giusto. Tipo, qua cosa c'è? Lascia fare, abbiamo un po' poca vita, eh. Non mi ricordo com'è che l'abbiamo persa così male. Ah, il calice è qui. Va bene. Interessante. Com'è lì? Tutto ok? Tutto ok, mi pare. Solo che... Ah, giusto, aspetta un attimo. Qui hanno aperto... si è aperta la porta, giusto. Così non si deve rifare tutto quanto in giro. E i contadini che si sono stati liberati... Grazie per averci salvato, gentile signore. Perdonateci, signore, ma non abbiamo nessun maiale da darvi. Ma vi prego, accettate questi sassi dorati e lucenti in segno della nostra riconoscenza. Guardate che... Non abbiamo maiali da dare, accettate questi sassi dorati perché le monete non... Vabbè, le monete non hanno valore. Evidentemente. Ma... Dunque. Allora, di là no. Sono un po' indeciso. Non credo ci sia qualcosa qui adesso. Infatti no. Ci torneremo. Perché mi è girato la visuale di qua? Che è così scom... Grazie. Ecco, qua devo stare un po' attento. Ah, salve! Dove vai tu? Come ho schivato le palle di cannone non lo so neanche io, eh. Ciao Genji, buonasera, bentornato. Dai che ce la facciamo stasera. Non penso ci saranno particolari problemi, eh. Qui abbiamo tutto. Abbiamo tutto, ok. Appunto non c'è la saetta nei rifornimenti, purtroppo. Ed è quello che spinge poi a non usarla. Diciamo che per come è strutturato il gioco, che quando lo finisci non c'è il continuo post game, c'è i titoli di coda e poi basta. Diciamo che allora magari li usi contro il boss finale. Proprio non ci sono, sono solo di passaggio. Ah, ok. Mi sa che me l'avevi anche detto, tra l'altro, ieri sera. Mi spiace. Tra l'altro ormai sei uno dei fedeli, si potrebbe dire, perché ci sei qua, non dico a tutte le live, però spesso e volentieri ci sei. Ok, dai, tanto la metto su YouTube, quindi se hai voglia di recuperarla. Dunque, salva. Voi che siete palesemente... No, non siete le copie di quelli che c'erano. Di quelli che c'erano nelle paludi.
Devo stare attento perché qua sto perdendo tanto di quel. Perché c'è un altro gargoyle lì? Wow, non. Essendo abituato all'invincibilità. Ciao Charlie Nine. Buonasera. Stasera ho chiesto a Reptile, tra l'altro, se poi fa una live, però non mi ha risposto. A parte che finirà adesso, penso, a scuola, quindi. Volevo provare anche un raid, magari. Daniel Fortescue, quanto tempo è passato? Benvenuto al Castello Pellegrino. Che peccato vederlo in queste condizioni. Il gioiello della corona di Gallomir è divenuto il rifugio maledetto dei demoni delle tenebre, l'esercito di Zarok. Indovina chi li ha liberati. Ah, giusto, quindi io adesso ho la runa. Mi stavo giusto ricordando che c'era la cosa rossa lì davanti. Io ho la runa, quindi non devo neanche tornare indietro. Oh, perfetto. Scudo d'argento, va bene. Allora. Ma quindi questa cosa, io immagino che l'acqua serva per spegnersi il fuoco addosso. Ma penso, immagino anche, a parte che effettivamente per essere arrivato fin qui tu devi avere la corazza del drago, quindi non. Molto tempo fa questo luogo era la sala del trono del re Pellegrino. Adesso i demoni infami si aggirano nei corridoi. Lo spirito del re deve essere addolorato alla vista di questo spettacolo. Può essere. Ma non soprattutto addolorato alla vista. Alla vista di Fortescue. Talvolta è possibile vedere il fantasma del re Pellegrino aggirarsi in queste sale o sedersi sul trono, con aria malinconica. Trova la corona del re e forse potrai invocare la sua anima. Uno che ci arriva la prima volta non lo sa che si cade giù malamente, ma datemi la mia spada magica perché altrimenti non. Opla. In realtà potrei usare l'ascia qui perché avevamo visto che li riduce veramente male i demoni volanti. E tirargli la spada magari non è la cosa più comoda del mondo. Dai! Dai! Colpiscilo! Grazie. Madonna! Perché deve essere così difficile colpire un. Aspetta, aprimi il menu. Ora io non mi ricordo bene da che parte. Quello che mi ricordavo però è che ci fosse una fonte di energia. Una dovuta calma. Però. Ok. Cosa c'era di qua? Io ho vago ricordo di cosa ci fosse di qui. Non mi ricordo se fosse qui anche la corona. Ah, la corona c'è. Ok. Ok, con molta, molta calma. Ok. Il fuoco, il mio nemico. Dopo quello che ho visto oggi. Il castello fu eretto sulla vetta di un vulcano inattivo, mi sembra la cosa più intelligente da fare. Questa enorme chiusa è la sola cosa che ti separa da una doccia bollente. Complimenti, cioè chi ha avuto l'idea? Chi è il progettista, l'ingegnere? Di Gran Croce Farabut, figlio di Put Lupe Mannar, no? Daniel, perché mi guardavi? Ora. Vuoi entrare? Madonna mia! Opla. I dialoghi della vita. Somma. Sir Fortescue, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani. Oh, com'è triste incontrarci in questa occasione, adesso che il destino del regno è di nuovo nelle tue mani. Ma, buon Dio, Fortescue, che hai fatto alla guancia? Alla mascella. Non la guancia. La mascella possente. Oh, sfortuna, vecchio mio. Ascolta.
l'esercito dei demoni delle tenebre di Zarok è nascosto in quella montagna. E mentre noi stiamo qui a parlare, si prepara ad invadere Gallowmere. Per impedirglielo, dobbiamo distruggere il castello in cima alla montagna e liberare la lava dietro le porte delle chiuse. Così. Posso portarti alla leva che apre le porte, ma dovrai azionarla da solo. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un uomo morto. Immagino che quando Zarok si accorgerà di ciò che hai fatto, vorrà farti trascorrere l'eternità nel tormento più atroce. Ma so che queste cose non hanno effetto su di un uomo della tua tempra, vero Fortescue? No, tranquilla, questo è niente. Magnifico! Buona fortuna, amico mio! È lui che mi ci porta. È la prima volta che vedo che ha la barba bianca. Quando ci giocavo anni e anni fa non me ne ho mai accorto. Ora, cosa è meglio fare? Runa. Ok. Però non posso uscire finché non tiro la leva. Ma se tiro la leva, per aprire... lo so, Gargoyle. Lo so. Ora che li ho sconfitti, si è aperto. Ma non posso ancora. Questo dovrebbe mettere in pausa, credo. Non posso ancora fuggire, teoricamente. O meglio, posso fuggire. Non posso prendere il calice. Non ancora, però. Ora, se mi mettono qui altri nemici, grazie. Come in realtà mi sembra che facciano. Posso prendere il calice, ma per uscire e tutto si ricollega. Tutto quanto si ricollega. Io mi preoccupo per un altro livello perché non ne ho molta memoria. È praticamente l'ultimo livello prima del boss. Sto continuando a bruciare? Un pochino sì. Porca miseria. Spero che la smetta perché sennò... È più per l'energia che lo dico. Allora, vediamo una... Cosa diceva qui? Sbrigati, il castello sta per essere distrutto. I cancelli sono bloccati. Trova un'altra via d'uscita. Un'altra via d'uscita. Io sfido chiunque, ragazzino, a capire come si facesse senza una guida. Cioè, non era così intuitivo. Perché dici, tiro questa... Per dire, no? Anche a voler provare... Ah, c'è la leva, la tiro. Cosa succede? Ah, ok. Emo? C'è la... cosa? C'è la porta? C'è la porta lì? Sì, quindi cosa fa? Con quale precisione, tra l'altro? Cioè, sono dovuto andare sul punto preciso sulla catapulta perché altrimenti non mi tirava. Cioè... Vabbè. Insomma. Fammi i complimenti, dai, almeno. No, figurati. Detto questo, 1, 2, 3, 4 calici. Quindi, Meguin manca. I manzi. Ci sarà lei, infatti. Salve, straniero. Ho un regalino per te. Perché non chiudi gli occhi e non tendi le mani? Speravo di meglio, ma insomma. Speravo una vita extra. Anche perché di vita extra so che dovrebbe essercene altre due come minimo, credo. Dove si trovano? Mi chiedo. Cioè, una si trova magari nei prossimi livelli, sì. Ma due... Una me la danno nel salone degli eroi, forse potrebbe essere. E ormai la mappa, siamo lì, Siamo lì con la mappa ormai. Sono quasi tutti i livelli sbloccati, cioè sbloccati. Visibili più che sbloccati.
Ok. Il vascello fantasma dove c'è il dialogo censurato all'inizio. Che solo da grande conoscendolo. Con quali urla? Stonehenge, ok. Salve. Sì, teoricamente sì, ma... Ecco, qui c'è il vermiciattolo, ok? Però il vermiciattolo è una cosa talmente sporadica in Medieval 1 che non ci fai neanche caso. Cioè, Medieval Resurrection l'hanno messo dall'inizio come se fosse ovvio che c'è il vermiciattolo. Non è esattamente così. Domanda a chi ha collegato. Preferite Fortescue come nel 2 con l'iride colorata, se non sbaglio, non mi ricordo se fosse marroncina o verdina, l'iride dell'occhio, oppure con la pupilla nera e basta così come nell'1? Mentre intanto il capitano ci fa il dialogo censurato. Capitano, ho creduto che fosse opportuno informarvi della presenza di un clandestino a bordo. Ho detto agli uomini di perlustrare i ponti e sbarazzarsene. Bene, voglio quel cane rabbioso impiccato alla varia di pennone con le sue stesse budella. È con quale doppiaggio? Necessario? Non potremmo dargli una strigliatina e farlo scendere al prossimo porto? Ascoltami bene, fra gli uomini imbarcati non ce n'è uno che non farebbe passare sua nonna sotto la chiglia per le monete che tiene fra i capelli. Niente rimbrotti, portatemi quel terraiolo e gli aprirò un nuovo foro. vabbè. Cosa che non, cosa non capivamo da piccoli noi. O forse io perché ero ignorante e molto molto ingenuo, tra virgolette. Si potrebbe dire così. Peccato. Comunque ha un iride nell'occhio. Fa proprio parte anche del logo di Medieval 2. Sembra che la maggior parte dei membri dell'equipaggio sia soggiogata da un pugno di ufficiali, senza i quali sarebbero pulcini senza chioccia, un po' come gli evocatori di Dark Souls 1, ovvero fai fuori gli ufficiali e allora potrai far questi ufficiali. E potrai far fuori, o meglio, moriranno anche gli altri. Porca miseria, quanto resistenti. Questi qua... Ah no, sono scomparsi anche loro, va bene. Mi piace. Cioè, non li ho neanche aggrati, cioè, sono rimasti... Salve. Non come qua dentro. Ma allora no, aspetta un attimo, forse quelli verdini sono comandati dall'ufficiale, forse quelli vestiti di nero e rosso non sono comandati dall'ufficiale. Dai! Ah, ho parlato con... Grazie. Daniel? Grazie. Perché ero venuto a fare questa cosa? Ah, salve. Era come dicevo io. Allora, questi non sono controllati dagli ufficiali, ma ho trovato... Ah, ho trovato la runa stella, mi sa, giusto. Tra l'altro, qui si può cadere, però non mi ricordo bene. Tipo, se uno viene di qui, mi sa che se cadi giù, tipo, esci semplicemente da là. Tra l'altro, stavo pensando, allora, forse perché questi respawnano, siccome questi respawnano,
Non danno anime. Tra l'altro è così strano vedere dei nemici che respawnano in Medieval. Cioè non ci avevo mai neanche fatto caso nella vita, perché sono abituato ai nemici che respawnano. E quindi non... cioè non è una cosa nuova e strana per me ormai i nemici che respawnano nei videogiochi. Allora era, tra virgolette, il male. Oh no, i nemici ritornano in vita. Sì. Welcome to Dark Souls proprio, cioè. Merda. Va bene. Dai. In realtà posso fare così. Sì. Ne va... valsa proprio la pena. Su. Su. Ok. Ci vorrebbe... vorrei una certa arma di Medieval 2 per aprire questi nemici in due. E che io sto pensando anche al boss finale, dove avere la vita e avere l'energia servirà. Per fortuna, se non altro, prima del boss finale, se hai tutti i calici, c'è un certo NPC che ti dà un po' di HP. Ok. Scusate, ma di qui si può andare? No, non si può. Grazie dello scudo. Ma guardate, non mi avrete vivo. Salva. Qui... so che in teoria rispunti là a sinistra, dalle porticine che erano chiuse, ma... proviamo a buttarci giù, perché no? Benissimo, se quelli sono rimasti di là, mi fa altro che piacere. Grazie. Solo che non... ok. Mi pare che di qui non si vada su, è soltanto una zona chiusa con... varie cosette da trovare. Forse c'è anche una cosa di energia. Infatti una fialetta. No. Via. Beh, diciamo che qui, se sai quello che vuoi, puoi tranquillamente venire a prenderti l'energia e scappare via. Allora, qua dentro. Su. Ok. Via. Ok, via. Ok. Ora dovrei spuntare su dalle porte, infatti. Dai. Ok. Quindi l'obiettivo ora è arrivare a destra. Vi ricordo che teoricamente si può tranquillamente proseguire attraverso le passerelle qui per arrivare avanti, però ho il dubbio che farlo serva veramente. Che infami. Facciamo la strada normale, per favore, facciamo una prova, perché ho il dubbio. Ciao Ringos, buonasera. Tutto bene? Allora. Ah, aspetta un attimo. Ok. Di lì si prosegue teoricamente. Ma opla. Diciamo che cerco di farmi forza, che è un'altra cosa. Dove avevo... beh, visto che tanto ricominciare da là, ricominciare da qua è la stessa cosa. Ma diciamo che c'è area di cambiamento, tra virgolette. O forse no. Settimana prossima vediamo come vanno le cose. In realtà anche a partire un pochino da domani. In base a come vanno le cose in questi...
Devo salvare quando arrivo lì, perché ogni volta sennò devo ricominciare da qua. In base a come vanno le cose domani e anche fino a lunedì, alcune cose potrebbero cambiare. Salva. Poi appunto bisogna vedere. Ma non sono stato scemo stavolta. Ma perché? Grazie. Twitch, Facebook. Allora, non dico di no. Non dico di no, eh. Solo che non so che nome avevi. O avessi. Perché è così maledetto sto salto? Allora, via. Fermo lì. Ah, ma qui c'è un ufficiale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dai che è l'ultimo. No, non è vero, se ne voglio 10. Io però ho visto che qua giù c'è una fonte energetica. Certo, c'è anche da dire che sono full HP. Però non lo sarò più adesso. Ma perché siete così infami? Dai. Ok. Uff. Però dicevamo che c'era... Ah, ma ci devo arrivare da qui, quindi va bene. Va bene. Medieval, ho capito cosa vuoi da me. Ricarichiamoci. E tra l'altro appunto dopo questo non è che ci sia, cioè nel senso, ci sono due livelli più il boss finale. Certo che se va a finire come ieri sera ha voglia, cioè. Ieri sera, ah sì sì, finiamo il capitolo 9 di Final Fantasy 13. Forse arriviamo anche a un certo punto del 10, no. Non solo non ho finito il capitolo 9, ma abbiamo perso anche contro il boss. Quindi la prossima volta si ricomincia col boss del capitolo 9. Ora, ma perché sono... Perché vi hanno fatti respawnare sta cosa? Cioè non è che sia andato in un'altra zona. Sono andato a 100 metri, neanche. Il capitano del vascello fantasma è un osso duro, ti servirà qualcosa di più potente delle armi che hai a disposizione per gettarlo in mare. Appunto, si diceva prima, se avessi armi di Medieval 2 la cosa sarebbe... Oh, ho capito la difficoltà è più che altro gli scheletri qua. Vero? Vero? Ok. Dovete morire. Cioè immagino che ci sia anche il metodo B, ovvero cerca di fregartene degli scheletri. Usa soltanto il cannone. Che sfiga. Merda. Dai, corri. Corri tanto. Che palle. No, non si può, non si può. Ragazzi, non si può. Non si può fregarsene. Dov'è qua? L'importante è non... sì, ma come sono già tornati viti? Vita. Tra l'altro, quanti danni fanno? Se rompete troppo le palle, io mi metto in vulnerabilità. Cioè, non, io ve lo dico. Sì, ma con che sfiga, cioè. Ok. Il boss è un po' una rottura di palle, eh. Cioè una rottura di palle più che altro è tosto gestire
Calma, ci siamo quasi. Siamo quasi, è un eufemismo. Ok. Il calice ce l'ho, vero? Sì. E via verso nuove avventure. Uff. Madonna mia. Per fortuna ora a controbilanciare le cose c'è un livello molto più facile. Teoricamente. È corto e dovrebbe essere anche facile. Hai qualcosa da dire? Non ancora. Ce l'avrai presto però. Chi manca? Meguin e poi chi? Ravenous. Chi manca? Sturengard. Sturengard non mi aveva già dato... No, manca ancora lui. Ok. Meguin mi pare che mi dia 4 fialette di energia, tipo. Credo che sia grazie al mio scudo, ya. Yeah. Ho qualcos'altro da darti. Qualcosa che potresti trovare davvero interessante. Esatto, questo me lo ricordavo che mi dava 4 scrigni, come se ne avessi bisogno. Ho 2500 monete accumulate, ci sarà un motivo. Ovvero il fatto che non uso spesso armi agitata, oppure non uso lo spadone incantato. Spadone incantato potrei usare, ma non ne vale troppo la pena. Però contro Cardock potrei usare la saetta, appunto, perché non la uso mai. Salve progressive, sì, perché no? Sì. Grazie. Ora, livello molto più semplice e rilassante, il vestibolo. Cazzi, insomma. Quello che c'è dopo questo livello. Quello che c'è dopo questo livello. Ah, ma salve, buongiorno, cioè. Dichi, ingegner. Sir Daniel Fortescue, eccoti baldanzoso nel vestibolo del castello di Zaro. Chi l'avrebbe mai detto? Di certo non noi. Temiamo che il padrone di casa stia tentando proprio ora di far precipitare il mondo nella notte eterna. Ma entra e mettiti comodo. Nella notte eterna, ma entra e mettiti comodo tu, non preoccuparti. Perché? Prima che voi veniate da me, quei diavoletti si sono serviti di nuovo del libro degli incantesimi di Zarok. Dei libri, ok? Adesso sono protetti dalla magia, cattivelli, ma anche no? Molto protetti dalla magia, devo dire. Solo che... Ah, non posso girare la visuale. Che palle. Volevo capire un attimo se ci fosse qualcosa da trovare. Di qui? No, di certo. Oddio. Cosa succede? Madonna mia. Oh, ma guarda un po', lì c'è roba. Cioè, lì c'è qualcuno più che altro. Che sarà meglio eliminare per prendere il calice. Molto protetti. Ah, ma qui c'era una scala. C'era una scala. Ok. Ah, io non mi ricordo bene. Mi pare che devo andare prima a destra, credo. Non mi ricordo dove devo andare prima. Qui dovrebbe esserci lo studio di Zarok che c'era nel filmato introduttivo. Infatti. C'è questo che rompe le palle e cerca di fregare. Anzi, anche loro cercano di fregarti le armi. Grazie. Cosa dice qui? Il libro degli incantesimi, sommario, come resuscitare i morti, come addormentare una città, consigli di bellezza per chi ha superato i 400 anni, come impadronirsi della volontà delle persone. Pagina 200, ok.
Come invocare i demoni? Trucchi con le carte. Giustamente, i trucchi con le carte per un mago sono sempre... Il diario segreto di Zarok. Oh, di Zarok. Ho trascorso 100 anni in esilio. La rabbia mi ha riscaldato, le sofferenze mi hanno nutrito e l'angoscia mi ha risollevato. Ma presto la pagheranno cara, tutti, anche Fortescue. Ha sventato il mio primo piano per conquistare Gallumir e adesso, da morto, sostiene di avermi ucciso. Quando lo troverò, farò vedere al suo culetto tutt'osso chi è l'eroe di Medieval. Ma perché l'eroe di Medieval? In ogni caso, non mi è mai piaciuto, sempre a corte, a intromettersi. Dove vai con quel gatto morto, Zarok? Dove hai trovato quel cervello, Zarok? Maledetto impiccione. Con quale enfasi l'ho letto, tra l'altro? Cioè, non immaginavo mi sarebbe riuscito così spontaneo a leggerlo in un certo modo. Non avevo neanche ricordo che ci fosse, figuriamoci. Allora, adesso qua devo andare a sinistra. Qui c'è tipo l'uscita, però in realtà là dietro c'è il calice, quindi poi ci torneremo. Forse avrei fatto prima a fare quel giro. Su! Ma ci sarà... infatti, cioè, dicevo, ci sarà una fonte energetica... Sì, grazie, per fortuna l'hanno messa. Tipo, posso saltare... Avrei voluto saltare giù per accorciare il giro, ma... Qui ci sono nemici? Sì. Sembrava strano, dicevo, come lo prendo se non il calice. Però a breve il livello finisce. C'è una cosetta carina. Niente di esagerato, però è... Nice. Com'è lì? Tutto ok? Tutto ok. Più o meno. Ah, così è già finito. In effetti mi sono ricaricato abbastanza, cioè, ma è stato il boss di prima che mi ha svuotato. Dai! Cosa succede se faccio tipo così? Avevo paura dei danni da caduta. Com'è lì? Hollow Knight style. Più o meno. Anche Salt and Sanctuary style in realtà, perché si spamma questo ovviamente per far prima. Ma non dire, dovresti poter saltare fuori. Uscita. Livello molto semplice, molto easy, molto rilassante. Quindi chi mancava? A parte Meguin. Mancava Dirk il Leale. Il fratello gemello di Solid Snake. Chiamerò Sword Snake. Daniel, com'era la spada? T'ho detto che era magica, vero? Ho qualcosa per te, ma non ho la più pallida idea di cosa sia. Te tenta? Oh! Grazie Dirk il Leale. Grazie Snake. Madonna mia. Manna. Manna, veramente. Che altro perché servirà contro il boss finale. Quanti videogiochi hanno un boss finale con una sfida del genere? Cioè non che devi soltanto sconfiggere il boss, ma ti serve anche la vita per farlo. Non ho la più minimo ricordo di altri videogiochi che lo facciano. Ah, non mi viene in mente neanche uno. Potrebbe esserci, però io non ne ho ricordo. E il segnatempo. In compenso mi ricordo vagamente il boss finale di Medieval 2, era un po' più complesso. Il trenino, dove siamo finiti?
Oddio, il segnatempo. Oddio, il segnatempo. Io non ho molto ricordo di questo livello. Cioè, so che questo serve a fare questo, ma non mi ricordo, per esempio, se poi si chiudono o no. Ah, ok, questi servono... Va bene, va bene. Oh, aspetta un attimo. Forse ho un'idea. Grazie alla magia nera, chiamata scienza, Zarok ha costruito un ordigno basato sulla misurazione meccanica del tempo. I meccanismi interni di questo cronografo sono di una complessità diabolica. Tieni d'occhio gli orologi volanti e preparati a regolare le lancette dell'orologio eterno. Ok, chiaro. Mi faccio aiutare da Sylar, così facciamo prima. Minchia, la faccia ai danni! No, 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 fermo tu! Finiscila! Questi non mi ricordo a cosa servissero, sti nemici qua. Cioè, fanno soltanto ambiente. Sì. Cos'è che vuole? 9 dorate, 11 argentate. Ok. Dorate, tra l'altro, sono le ore, giusto per ricordarsi. Tu non mi ricordo come sia da qui? Allora. Oddio. Lo stavo per dire. Devo stare attento qui. Calmali, che non vedo una Eva. Salva, va. Porca... Ma... Calma. Cosa c'è qui, lo scudo? Grazie. Ah, ecco come si arrivava da questa parte. Runa tempo addirittura. Sapete come si arriva lì sopra? Così. Così ma facendolo bene. Allora. Opla. E serve per aprire... Ah, aspettate un attimo però. Lì cosa c'è esattamente? Ah, la runa... Aspettate un attimo, la runa tempo serve per... Ah, 9, 11. Ah, ok, le due in punto, diciamo così. Aspetta un attimo, allora, qua cosa c'era però? Ok, 5 alle 9 e le due in punto. Qua c'è soltanto un po' di energia, che schifo non fa comunque. Dunque. Tipo. Ok, adesso dovrebbe essere aperto. Esatto. Ah, ma che imbecille. È vero, devo disattivare il campo. Ah, ecco dove c'è una vita extra. Figo. Ok, allora facciamo le due in punto. Quando dicevo che non ho ricordo esattamente di questo livello, è questo che intendo. Mi ricordavo che lo stile del livello fosse più o meno questo, ma non cosa si trova e dove. Allora, una volta qui. 1, 2, 3, 4, 5 ho detto. Grazie. Ok, tipo qua so che c'è sto marchingegno diabolico. Ok, via, via. Questa baracca in metallo contiene il carro magico di Zarok, un treno. Che lui chiama treno, appunto. Il percorso che segue conduce alla tana di Zarok, ma la strada è sbarrata da cancelli controllati in stazioni intermedie. Ok. Viaggia sul treno per raggiungere le stazioni. Apri i cancelli e punta... Ah, ho
capito, mi ricordo vagamente. Poi io ho la runa? No, ok. Mi ricordo vagamente che puoi girare il treno e ci sono vari binari per, da fargli percorrere, con i quali poi arrivi a far cose. Tipo qua cosa c'è però? Perché appunto io non lo ricordo. Questo me lo ricordo però, che si fa prima passare da qui. Quanto in fa? Ok. Sono un imbecille. Sono un imbecille. Salva. Ho corso per evitare i pendoli e guarda cosa succede. Ah, questo è il modo intelligente di fare. Ma là c'è qualcosa o... Sì, ci sarebbe qualcosa in effetti, eh. Credo. Ma forse no, forse da qui ci si arriva, vero? Ah! Aspettate, aspettate, aspettate. Forse ho un'idea, cioè non mi ricordo cosa ci sia qui, ma fatemi vedere. Dai! Chi è che ha avuto l'idea di fare dei nemici volanti così difficili da colpire? In realtà potrei usare un'altra arma, sarebbe più intelligente come idea. Ok, questo per liberare il calice. Per quando potrò prenderlo. Allora lì si va a prendere un po' di soldini. Che schifo non fanno. Ok. Ma di qui. Ah. Ah, forse le ru... Ma guarda un po' là. Forse le rune mi servono più che altro per direzionare il treno nelle varie... Vediamo un po'. Per fortuna ho salvato perché non sono totalmente scemo. Ah, ma davvero? È un po' complicato, eh? Salva. Minchia, veramente... Calma. Salva. Sì, ma se salti magari. Perché non... Scusate, eh. Non saltava. Cioè, possiamo tornare su. Vabbè, frega. Ah, aspettate un attimo. Può essere che... Infatti. Ok, non cambia l'orario però. Non so se sia uguale in tutte le partite o se cambi da partita a partita, cioè anche rientrando nel livello magari. Allora, qua ci servono io 5 alle 9, abbiamo detto. 3, 4, 5, 6, ok. Quindi vediamo un attimo, eh. Secondo me comunque sì, le rune servono per il treno per farlo andare nelle varie... direzioni, vagamente o... Ho un ricordo molto molto vago. Ok. Potrei aver dimenticato una boccetta della vita da qualche parte, credo. Ma più che altro mi fa... Teoricamente no. A meno che non ce ne sia una super segreta di cui io non so niente, ma veramente niente. Sono un imbecille perché devo rifare tutto il giro. Però io mi ricordo questa cosa, che anche avendo trovato teoricamente tutto, avevo... La barra degli HP che non era completamente piena di boccette sopra. È come se ne mancasse una, tipo. Però teoricamente io le ho trovate tutte. Cioè non mi pare di aver mai dimenticato niente in giro. Eppure ho sempre avuto questa cosa che sembrava mancarne una. Anche se in teoria le avevo tutte. Via. Ok, ora si sale qua sopra e si va avanti.
Ah no, che scemo, aspetta un attimo, però la runa rossa serve per entrare qui dentro, la runa verde a cosa serve? Questo? Infatti l'uscita è di lì. Ah, ok, chiaro. Ok. Con questo si gira il treno, appunto. Mi ricordavo vagamente che esistesse questa meccanica. Ok. Per fortuna non ci si può muovere sul treno, così arrivi direttamente salvo. Questa macchina infernale che lui chiama treno. Ma serio, ci sono i... Madonna. Grazie del benvenuto, eh. Bah. In realtà questa zona è abbastanza easy, cioè... Ok. Molto easy, in realtà. Forse è la prossima che è un po' più... complessa. Mi pare, potrei ricordarmi male. Adesso quindi dobbiamo girare dall'altra parte. Come era però? Dove era la... Ok, chiaro, di qua. Salva. Ah, ma salve. Ah, tra l'altro che non dicono, me ne sono appena ricordato, non dicono muori, come ho sempre pensato, dicono stop, perché sono russi ovviamente. E ovviamente sono russi, soprattutto, non solo per l'accento, ma perché dicevano svelti compagni, ovviamente. Adesso va verso l'uscita, cioè o meglio, verso l'entrata della stanza, adesso va verso destra, sinistra. Ok, opla. Sì, dove voglio andare senza mettere la runa, però io. Beh? Qual è il problema, Medieval? Ah, non so perché fosse... Io mi sembrava fosse a posto. Che tra l'altro ho visto, era ancora alzato il binario, e quando è passato il treno che si è abbassato proprio. Come se fosse il treno. Buongiorno. È come se fosse il treno a buttarlo giù. Oh, vita, vita, grande. E posso prendere il calice, attenzione. Forse qui c'è tipo una leva, credo, che aprirà l'uscita, una cosa del genere. Ah. No, due leve che aprono l'uscita, perché ci sono due porticine, giustamente. Ancora però il calice... Ah, bisogna vedere un attimo. Calice... Ah, bisogna saltare giustamente. Ok, mi ricordo più o meno dov'è. Ok. Ricarica, mi servirà. Tra l'altro, appunto, mi sto chiedendo, sapete, potrei rifare il vestibolo in realtà, perché teoricamente le fonti di energia dovrebbero respawnare quando ricominci un livello. Il vestibolo è un livello abbastanza easy, quindi posso andare lì a rifarmela. È una meccanica a cui non sono molto avvezzo, perché appunto lo dico sempre, ero abituato all'invulnerabilità quando ero più giovane, diciamo. Quindi... Ciao, Reptile, buonasera. Sai che in realtà potrebbe esserci una sorpresina, un imprevisto più che sorpresina stasera. Allora, un attimo che... Voglio capire un attimo dove fosse...
Ovvero, stavo meditando e pensando al fatto che... In realtà Medieval stasera finirà prima ben prima delle 11, credo. Quindi magari si potrebbe impostare la live in un altro modo, poi. E tra l'altro, se tu dopo andrai online, se andrai online, altrimenti vedo un attimo chi può esserci online, però... Volevo provare a fare un raid. Giusto così. Ah, complimenti a me che sono saltato sul tubo senza voler essere. Se ci riprovo non ce la farò mai nella mia vita, ma... Salva. Allora. Dai. Ok. Ma come? Peccato però. Come è andata sta settimana che non... Oddio, stavo per morire. Non ci siamo sentiti quasi zero sta settimana. Com'è andata? Cioè, com'è andata? E siamo... Beh, oddio, siamo venerdì effettivamente. Non è domenica, ma neanche lunedì. Non neanche martedì. Qui c'è l'ultimo. Ho notato che hai latitato alla faccia. Ce l'abbiamo fatta! Hai dimostrato che avevamo torto. Forse è destinato a essere un eroe. Forse può sconfiggere Zarok. Forse il popolo di Gallomir non verrà mai a conoscenza dei tuoi errori passati e ti ricorderà come un eroe. L'esilio è finito! Benvenuto nella tua nuova casa, Sir Daniel Fortescue! Allora... Prima di rispondere. Appunto, questa è la statua canonica di Sir Daniel. Che dicevamo, lo scudo d'argento è quella che penso sia... Penso sia lo spadone incantato, perché appunto la lama della spada magica è diversa. Però non può essere la spadina. Ha le armi di mezzo come canoniche. Ok, Meguin. Tra l'altro mi facilita il fatto di curarmi poi. Sei salvo. Ho un regalo per te, ma purtroppo non so se ti sarà utile. Tu lascia fare. Ah, erano tre, pensavo quattro io. Ma andiamo lo stesso al vestibolo a curarci. Ma... Sì, tra parte che questa settimana non ho neanche voluto romperti le palle, cioè... Prima c'eri sempre, poi quando magari... Salva. Una volta saltavi, allora magari ti dicevo... Ci sei stasera? Non ci sei stasera. Però visto che un po' di sera non ci sei stata, ho detto vabbè, non le rompo neanche le palle. Stasera ho detto magari sono un po' di giorni che non si fa sentire vedere online in nessun modo. Ho detto vediamo come sta, se viene online. Allora. Salva. Sì. Io qui devo fare... Ok. Sì, rigioca livello. In meno di un'ora, ragazzi, in meno di un'ora siamo arrivati da Zarok. Calma qui, ragazzi. Calmi, voi nemichetti. La fonte energetica, se non sbaglio, era qui a sinistra. Ok, togliamoci i dubbi, va? No, torna su, please. Ora va tutto bene, mi sento di nuovo in forma. Grazie. Corri. Dai. Uff. Madonna mia. Io se va bene per settimana prossima finisco di registrare Sekiro. Se va bene. Ok, la tana di Zarok. Non vi dico col super inganno, cioè col super cheat di Medieval che sbloccava già tutti quanti i livelli. Arrivavi qui con un treno e non capivi perché. Ok.
mai creduto che saresti riuscito ad arrivare fin qui. Adesso ti aspetta lo scontro finale con Zarok. Si è circondato di guardie del corpo soprannaturali, ma puoi ancora far pendere la bilancia dalla tua parte invocando le anime smarrite raccolte nel tuo calice. Metti il calice sullo scudo al centro dell'arena. Buona fortuna, Daniel Fortescue. Sir Daniel Fortescue, dottoressa Gastani Frinzi. Mo. Dicevo, io non ho ricordi di un game concept del genere, ma mai nella vita, cioè di altri videogiochi. Non ricordo che abbiano mai fatto una cosa del genere da altre parti. Se voi avete ricordi di qualcos'altro, ditemelo, perché adesso vediamo di cosa parlo. Ciao Zarok. Sir Fortescue, vecchio nemico, ci incontriamo di nuovo. Hai trascorso un secolo come cibo per vermi e non sei riuscito a disfarti dell'ingenua ossessione di liberare Gallomir. Gallomir? Ma non è che fu, c'era da liberarla, eri tu che volevi distruggere, un altro discorso, cioè. Siate pronti ad attaccare, guerrieri. Voglio che i cani abbiano midollo da rosicchiare fra un'ora. Ma non può esserci... Ah, no, in effetti che sì. Che cos'è Fortescue? Il tuo portafortuna? Più o meno. L'ho trovato in Bloodborne e mi hanno detto che poteva aiutarmi. Perché per tutto il gioco dicono Gallumir, qua dicono Gallumer, non lo so. Comunque, che famo? Loro combattono al posto mio. Il problema è che vengono feriti. E quindi io devo usare il fulmine guaritore che mi ciuccia vita, ma li rimette in forma. Per questo dicevo, ma per l'ultimo livello serve essere full vita il più possibile. Non mi ricordavo che in realtà facesse tutto questo effetto di guarigione. Certo, mi ciuccia un bel po' di vita, Su. Poi, tra l'altro, è soltanto la parte iniziale, perché poi, come cominciano a morire i nemici, allora i miei cominciano a raggrupparsi. Su. Iniziano a raggrupparsi, a far fuori più velocemente quelli rimasti. Su. E più ne sopravvivono, più ottengo, tra virgolette, ricompense, perché comunque poi mi danno fialette per ricurarmi per i danni che mi hanno fatto. Dai. Su, dov'è? No! Scusate se non sto guardando molto la chat, ma... Ah, così? La battaglia è finita, evviva! Questa battaglia è nostra! Ci siamo liberati dalla tirannia! Sono sopravvissuti tutti, a quanto pare, tra l'altro. Sembra tantissimo i nani di Tombi che facevano i saltini e ti venivano tutti quanti a dire una frase diversa. I capelli rosa sono forti. Quattro? Dai, ma sono sopravvissuti tutti quanti. Ah, quindi tutti in realtà ti danno vita. Ok, grazie. Certo, a voler esagerare posso tranquillamente usare i cheat, però non... Non ne vale la pena, credo. Ah, così, cioè neanche il tempo di... Una ti ha riso sempre in battaglia, Fortescue.
Vediamo come te la cavi contro il mio campione, il defunto Lord Cardock. Mangia le persone come se fossero pasticche di vitamine. Secondo te? Dai, cammina, vitamine! Questa era una citazione. Mi è venuta spontanea, ma... Quanto sei figo però, Cardock. Per essere del 1998, credo, mi pare. Allora, calma, visto... Salva, ok? Facciamo una cosa bella, visto che ne abbiamo la possibilità. Dove sono le altre fialette di vita? Ok. Via. Ok. Salva, via. Ma sì, si vive una volta sola, via. Ah, c'ha la barriera, me l'ho dimenticata sta cosa. Mi ero dimenticato che avesse la barriera. Dove sei? Ok. C'è da dire che ho fatto fuori tipo un terzo di saetta e gli ho tolto un quarto di HP, quindi è forte fino a un certo punto. Però avrò anche altre armi poi volendo, eh. Ah no, mi sembrava strano. Ho detto proviamo a usare lo scudo. Mi sembrava strano che stessi usando lo scudo e riparando i danni mentre lo attaccavo, dicevo. Ho letto malissimo la percentuale. Pensavo di essere tornato al 90% tipo e dicevo come ho ancora 98% di saetta. Perché? Addio, Cardock. Ho ancora abbastanza energia. Basta così, ne ho abbastanza di te e della tua impertinenza. Dov'è il sortilegio? Ah, sì. No, non quello lì. No. No, non adesso. Oh. Adesso è mio potere. Nessuno sconfiggerà il potente Zarok. Preparati a morire, Fortescue. E scappa via, perché sì, ha paura. Io proverei qualche arma. Minchia, faccia i danni della lancia. Complimenti, Manzi. Shongama. Su. Minchia. Alla faccia, non mi ricordavo che facesse così male. Solo che adesso ne ho una. Proviamo l'arco incantato, secondo me farà un po' di suo danno, eh. Su. Decidi ad alzarti? Perché non lo sta mirando? Perché non lo ha mirato mai nella vita?
finiamo in bellezza. Cioè, per dire, visto che ho iniziato a usare la saetta, facciamola finire per bene. Ma no! Che imbecille, perché era sul bordo destro e ero convinto di averla selezionata solo per tanto perché era a destra. Che imbecille. Complimenti, best player, mi raccomando. Ma è immune quando ha questa barriera o cosa? Finiamo con i danni da fuoco? Non penso che sia immune al fulmine, dai. Madonna mia, quanti danni. Bene tutto, ma... è immune! Ma siamo seri? Ok. Maledetto signor cavaliere, sono finito! Ma se io muoio, anche gli altri devono morire. Sei condannato, Fortescue, non uscirai da questo posto! Genio. Con l'arco ancora in mano, che figo. Così. Quella caverna mi ha ricordato tantissimo Dark Souls. Ciao. Quindi se si hanno tutti i calici, Meguin a darci il benvenuto. Complimenti. Che ricordi. Anche Medieval 2, che ricordi. Non tutti positivi, in realtà. Medieval 2 era abbastanza... cioè, non è abbastanza, ma a volte era un pochino più inquietante.
preoccupante, metteva un pochino effettivamente più di inquietudine in certe istanze. Io stavo pensando di fare una cosa in realtà, se vi va. Non so come andrà a finire, ho paura in realtà, ma potrebbe succedere di tutto. Stavo pensando di fare un po' di chiacchiericcio, visto che abbiamo finito presto, magari sto online fino alle 11, però non giochiamo, cioè nel senso non saprei neanche a cosa giocare. Potrei fare che provo a farvi vedere me che sclero contro il boss, credo, finale di Sekiro. Mi dicono che è quello finale, ma non ne sono sicuro. Potrei farvi vedere me che cerco di impararlo e di affrontarlo, ma non è detto che... uno non è detto che interessi, due non è detto che ci riesca in ogni caso. Voi che dite? Magari... cioè ad aver la scelta io magari... pare chiacchiericcio. Cioè mi è venuto da dire Sekiro così su dei piedi, però in realtà anche no. Può anche evitare volendo, cioè nel senso non è preponderante. Posso anche non giocare e fare quattro chiacchiere. Alessandro Ricci. Si chiama Ciappini. Forse era Chiappini, ma non ho dimenticato una I. Alessandro Piovan. Non mi ricordo chi era Alessandro Piovan. Oh mio Dio. Forse era Otacon. Potrei sbagliarmi. Ok. Ok, Charlie. Madonna, i nomi dei... Tra l'altro, quanto ci sarà? This game is dedicated to the memory. È dedicato alla, questo gioco è dedicato alla memoria, al ricordo di Mr. Apple. Se solo non gli avessimo mai tolto il suo cappello magico. Ma perché? Ok. Grazie per essere passati tutti quanti. Tu Charlie Nine, grazie per essere ancora qui. Reptile mi sa che o è andata, a parte che è tornata adesso, per cui, o è andata a cenare, a mangiarsi qualcosa, a lavarsi, non lo so. È tornata tipo un'oretta fa, mezz'ora fa, non mi ricordo, ma comunque ci becchiamo alla prossima, vediamo adesso. Domenica sì, domenica abbastanza sicuro. Poi settimana prossima vediamo come va. Vediamo come va domani e come va lunedì. Quindi buonanotte a tutti, buon proseguimento di serata. Penso che comunque starete svegli un minimo ancora. Penso. Quindi buona serata o buonanotte. Alla prossima. Grazie di esserci stati e anche a te, Charlie Nine.